Gospodin s vama. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Mi redovito ne volimo kad nas netko nazove. A noi di solito non piace quando qualcuno ci intitola una pecora. Ili baš želi povrijediti i uvrijediti vjernike. Quando qualcuno desidera ferire i fedeli, dice che sono le pecore. Le pecore non sono intelligenti. Le pecore hanno la logica di una moltitudine, del gregge seguono l'un l'altra. Ciecamente, senza pensarci. Forse una tale immagine qualche volta corrisponde anche a noi uomini che ci chiamiamo cristiani, corriamo di qua, di là, ci perdiamo e sembriamo le persone senza ragione, senza mente. La folla ci può trascinare. Perché mettiamo o noi stessi o qualcun altro, qualcos'altro al posto del Signore. Quando è così, e se è così, forse il mondo ha ragione quando ci deride. Non va bene che essere così, e non ci piace essere così, e questo non è la nostra chiamata. Eppure noi non ci arrabbiamo e non pensiamo di essere offesi o stupidi quando il Signore fa paragone di tutti noi con la pecora. Noi sappiamo che non siamo noi sottolineati, ma Lui, il Pastore. È sottolineato Lui come agnello sacrificato, ucciso, è stato portato come un agnello sotto il macello, come leggiamo nel profeta Isaia. È sempre Lui sottolineato, il Signore, il risorto, presente. Le parole che Lui ci dice sono lo spirito e la vita, e ascoltando queste parole non diventiamo stupidi come le pecore, ma saggi nei rumori di questo mondo, ascoltando la Sua voce, la voce che dona la sicurezza, la pace, la vita. E sappiamo, non falliremo se seguiremo questa voce, mai. L'agnello diventa il pastore, come ci dice il libro dell'Apocalisse. È immagine della nostra vita e del nostro Signore, e servendo tutti governa e guida.
e l'immagine è insegnamento a tutti noi, anche quando ci deridono, quando ci deride il mondo che non desidera ascoltare il Signore e non desidera sentirlo. È l'immagine che ha in sé la sofferenza, semplicemente è così, la vita funziona così. Noi umanamente seguiamo un maestro molto strano, non siamo né ideologia né setta, noi viviamo dall'incontro con lui, dall'incontro occhi agli occhi, incontro della vita con un'altra vita, la nostra vita e la sua vita. E lui è la nostra vera misura, nessun altro. E questo qualche volta è difficile, qualche volta un po' tanto difficile, perché noi vogliamo incontrare un Dio che ci offre soluzione dei problemi veloci e cominciamo a camminare sulle vie smarrite cercando la via d'uscita. E in tutte queste vie smarrite possiamo sentire la voce dell'agnello pastore, perché solo lui dona la vita. Lui ha veramente dato la vita per noi, solo lui. E lui e il Padre sono una cosa sola. E ciò che ci consola. Nulla ci può strappare dalla mano del Padre. La sua voce arriva lì dove siamo noi. La sua voce si ascolta proprio lì, perché lui è vivo, adesso è qui. E solo da un tale incontro con lui, lui risorto, possiamo comprendere il mistero della morte sua e nostra, della sua e della nostra vita. Quando siamo con lui, nessuno, né il peccato né la morte, può strapparci dalla mano del Padre. Questo è il suo insegnamento, il suo messaggio, la sua voce. Solo lui parla così. Nella forza dello Spirito lo sentiamo anche oggi e lo riconosciamo. Ci sono tante offerte. Tutti promettono tante cose, la soddisfazione, la salute, alcuni promettono addirittura la salvezza, ma noi ascoltiamo la sua voce. Noi seguiamo l'agnello, il pastore che soffre. In questa domenica, la Chiesa ci offre un altro tema per riflettere. È la preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. Ogni vocazione offre la realizzazione di una vita e la possibilità di giungere alla santità. La vocazione religiosa o sacerdotale non è la via migliore, ci sono anche le altre vie, ma la Chiesa ha sempre notato quanto sono importanti proprio queste vocazioni, ci esorta a pregare per esse. E tutti abbiamo la responsabilità. La vocazione non viene dall'universo, ma da una comunità cristiana, Chiesa, per la comunità cristiana, per la Chiesa. Ogni vocazione è cresciuta nella famiglia.
kršćanskoj zajednici. No, što mi molimo? Che cosa noi preghiamo? Quando diciamo di pregare per le vocazioni spirituali, per la qualità, quantità, virtù, quantità o qualità o tutte e due cose o qualcos'altro? Noi preghiamo per gli uomini che nonostante la debolezza che hanno dentro di sé o attorno a sé potranno dire sì al Signore in un tale modo di poter condividere i misteri della sua salvezza agli uomini, di portare la buona novella a questo mondo che rifiuta il mondo, ma nello stesso tempo quasi disperatamente cerca il Signore. Vocazioni che potrà mostrare a questo mondo nel quale c'è sempre meno gioia, mostrare sempre la sorgente della vera gioia, mostrare il Signore e guidare verso il Signore. Noi preghiamo per gli uomini che nella solitudine sentiranno la voce del Signore, permettendo al Signore di parlare a quest'anima, dicendo che Lui è l'amore che si domana, si offre, e che insegneranno da Lui la vera logica per la propria vita, essere come il pane spezzato nell'Eucaristia, anche quando umanamente non sembra ci sia la soddisfazione e successo. Noi preghiamo per gli uomini i quali nella bellezza della liturgia vorranno prima di tutto tacere e poi scoprire ciò che li fa parlare, il suo volto, osando parlare a tutti: il Signore è vivo, io l'ho incontrato, e seguire l'agnello, il pastore, e guidare gli altri a Lui, a Lui che dona la pace e la vita. Mi molimo za ljude u čim će riječima evo me. Mi preghiamo per le vocazioni, per le persone che accetteranno la vocazione con le parole di Maria: sia fatta di me secondo la tua parola, e seguendo Maria riflettere la propria vita e la vita del Signore, e andare con il Signore fino alla fine. Noi preghiamo per le persone che non avranno paura del trono straordinario dell'agnello pastore, non avranno paura della sua croce, sapendo che solo in Lui è la vita, solo in Lui. Uskrsli, Gospodine. Signore risorto, vivo e presente, agnello e pastore e il Signore della tua Chiesa, noi ti preghiamo per tali religiosi, sacerdoti e religiose. Maria, Madre del Signore e Madre della Chiesa, sii con noi e insegnaci ad ascoltare e seguire la voce del Signore. Amen.